La Liguria ne è triste protagonista, ma quali sono i cambiamenti climatici più preoccupanti? Mai molte cose sono sotto gli occhi di tutti, anche l'ultima estate, al di là del mese di agosto che è parso fresco, ma è stata un'estate molto calda, perché i mesi di giugno e soprattutto luglio sono stati di nuovo dei mesi da grandi record. E poi abbiamo per esempio i ghiacciai che si ritirano, i pesci nel mare che cambiano, la vegetazione che cambia. Quindi ormai direi che i problemi di cambiamento climatico non sono più quelli di stabilire se ci sono o meno, ma quelli piuttosto sul che cosa si può fare per cercare di ridurli. Dobbiamo renderci conto che viviamo su un pianeta limitato, non infinito. Le misure della Terra sono quelle e anche quelle delle sue risorse, così come la sua capacità di assorbire l'inquinamento. Bisogna quindi tornare a recepire questo grande messaggio che non si può fare tutto ciò che si vuole. Bisogna riuscire in qualche modo a conciliare sviluppo economico e il benessere che è stato faticosamente conquistato in questo ultimo secolo con i limiti del sistema Terra. Abbiamo poco tempo per decidere, sarebbe opportuno che la politica, invece di fare tante chiacchiere, cominciasse a darci dei segnali forti sui provvedimenti da prendere. Ormai quando piove qui non viene più la pioggia, viene la catastrofe. Ogni qualvolta qui piove succedono veramente dei disastri. Che cosa si può consigliare a chi può fare qualcosa per cambiare le cose? Ormai c'è poco da fare, non è soltanto la colpa della pioggia, il fatto che ormai il territorio è completamente cementificato e quindi laddove la pioggia, che in qualche caso è violenta, in qualche caso è anomala, ma in molti casi è del tutto normale, purtroppo dobbiamo fare i conti con il fatto che non c'è più lo spazio fisico per far stare anche l'acqua dei fiumi, che deve avere un minimo di polmone per espandersi.